Benvenuti a The Match, professionisti in campo, manager in gioco. Sono Germano Lanzoni e per scoprire chi sono i manager che fanno la differenza e come lo fanno, l'ho invitati a giocare con me. Oggi giocheranno con me. Mi chiamo Anna Migliorati. Federico Barbaglia. Paola Vitale. Mio nome è Leandro Becchia. Laura Gangitano. Alessandro Testa. Paola Botta. La vera sfida è affrontare le sfide. Anna, non è un po' strano essere in un posto pieno di tecnologia e poi ritrovarsi davanti a un solitario? Non è con il rischio che a volte il lavoro da fuori è percepito e poi all'interno delle aziende ti trovi a fare solitario? I lavori sono di gruppo, ma poi ognuno la vera sfida in certi momenti ce l'ha con se stessa in solitaria. Credo che il punteggio tuo attuale è 739, lo dico agli altri che stanno... Qualcuno sta a 25. Arriva Leandro, stai toccando le carte più volte, come se l'indecisione ti portasse a scegliere o non scegliere. Clicco sulla carta perché è un trucchetto, perché lui poi ti aiuta con l'intelligenza artificiale. Tecnete si chiama culo. Che tra l'altro la botta di culo si può anche convertire in essere al posto giusto, al momento giusto, con la cosa giusta. Allora, è il momento di Paola. Spesso si unisce alla parola manager la parola solitudine. Com'è che si riesce a gestire lo stress della solitudine? L'ideale sarebbe riuscire ad avere un supporto in queste situazioni, però spesso ci si trova a lottare da soli. Penso che sia anche importante condividere questi momenti di solitudine, queste decisioni di solitudine con il team, con il gruppo. Il team in un'azienda è tutto, è fondamentale e il manager ha una responsabilità in questo senso. Tra l'altro nel frattempo sei stata ingaggiata da uno dal bar, è incredibile come si può fare network anche in un solitario. È vero, il momento di solitudine può generare poi un network. Qualcuno vuole aggiungere? Prof. Io adoro mostrare i miei limiti alla mia squadra e ne ridiamo insieme e non credo che sia un problema. È un problema se tu gli hai detto una bugia, se gli hai detto che tu sei immortale. Dimmi Laura. Il fatto di condividere è una spinta che oramai non viene più soltanto dal manager stesso proprio per gestire al meglio la solitudine, ma è un'istanza che viene dalle persone. Oggi è quasi difficile essere il manager solitario, quando anche uno volesse farlo. Anche se, devo dire, forse, se il tuo ruolo è davvero al vertice, tu sei solitario, sei un AD. Quello assolutamente, perché sarai sempre il responsabile finale delle decisioni che prendi. Federico si gioca il jolly. Un vero leader, chi gestisce un gruppo di lavoro, un'azienda, è inevitabilmente solo. E spesso è anche criticato dal proprio gruppo di lavoro. Credo sia importante valutare, diciamo, e ascoltare le persone con cui si lavora assieme, ma inevitabilmente una decisione la si deve prendere in maniera autonoma e bisogna anche farsi carico delle proprie responsabilità. Grazie. E direi quindi, vuoi fare un applauso? Vuoi fare un applauso a Federico, signori? L'applauso, al di là del contenuto, è perché game over. La vera sfida è affrontare le sfide. Come si vince la sfida più importante nel tuo campo? Come Dante Roggi, per me la cosa più importante è la passione. La sfida che devo affrontare riguarda il completamento della trasformazione e dell'inclusione di una storica azienda padronale nel nostro gruppo multinazionale. Quindi è un percorso lungo, iniziato tempo fa, ed è anche entusiasmante. Allora andiamo all'obiettivo. Oh. E voilà! Gianni Rodari diceva, si possono dire le cose serie anche in modo divertente, ed è quello che facciamo a The Match. Prossima sfida, il futuro. Vi aspetto qui, a The Match.